Demolita la scala a ventagli al lago verso i giardini e rimosse le macerie. Intanto i lavori delle paratie si sono spostati di fronte a Piazza Cavour. Il cantiere ha fatto dunque tappa proprio di fronte alla piazza al lago della città, un'immagine, simbolo e anche evocativa dell'infinito cantiere delle paratie anti-esondazione di Como. Tanti, infatti, comaschi che si soffermano a vedere come procedono le operazioni del cantiere. Il 30 marzo sono iniziati i lavori sulla terraferma per il collettamento dell'impianto fognario delle acque bianche verso le vasche. Parallelamente al cantiere, sul lungo lago continuano le operazioni in piazza Matteotti per la realizzazione di vasche anti-esondazione. Per quanto riguarda la viabilità e il passaggio dei pedoni, Palazzo Cernezzi ha spiegato che fino al termine dei lavori è in vigore una viabilità provvisoria per consentire lo sbocco della corsia preferenziale del lungolario Trieste in piazza Matteotti e in accordo con ASF è stato spostato il capolinea delle linee dei bus C50 e C52. Secondo il cronoprogramma, i lavori delle paratie dovrebbero chiudersi nell'estate del 2022.